Grazie Presidente, e oggi intervengo con particolare piacere perché ieri in Commissione, non era mai accaduto, in piena discussione ci è stato intimato di stare zitti da una collega dei 5 Stelle. Evidentemente dava fastidio quello che dicevamo, e se siamo arrivati a tanto probabilmente servirà di utilizzare un po' più di ragione e un po' meno di ondata emotiva, perché noi qui abbiamo una responsabilità diversa da chi magari manifesta anche con buone intenzioni. E allora, se noi non abbiamo presentato su questo atto una questione pregiudiziale, è perché riteniamo che sia un atto che non è un attentato alla Costituzione, è un attentato all'intelligenza e al buonsenso. È un attentato all'intelligenza e al buonsenso perché non si può, giusto a giugno di quest'anno, gridare ai quattro venti che serve presentare, dichiarare lo stato d'emergenza climatica, come recitava la mozione ad esempio del PD. Io sono andato a rivedermi le mozioni, a rileggermi tutti gli interventi, e poi presentare un atto che non ha i semi del cambiamento, ma i bacilli influenzali di un ragionamento ideologico che ancora una volta abbiamo sentito in quest'Aula. Perché delle due l'una. Lo ricordava il collega Martelli. Allora, o qui l'emergenza c'è veramente e non è sicuramente un decreto d'otto articoli che la risolve, oppure forse non è questa l'impostazione. Il collega Mirabelli ci diceva poco fa: questo argomento è addirittura la causa fondativa di questo governo. Allora, se siete qui per risolvere il problema climatico e questo è il risultato che ci portate, direi che potreste anche andare a casa, se questo è il risultato. E lo dico perché non si può richiamare qui il New Deal. Il New Deal, come ha fatto il collega Taricco, scomodando le politiche forse del più grande presidente degli Stati Uniti d'America, che avevano una portata economica che riportata ad oggi avrebbe una dimensione di miliardi e miliardi e di miliardi, e poi fare un po' come quel bambino che magari accompagnato dal babbo va alla spiaggia, al mare, noleggia il pedalò e poi quando torna agli amici dice che ha fatto un giro in transatlantico. Perché la dimensione delle risorse che sono state messe su questo decreto è più o meno quella proporzione. Ebbene, noi abbiamo cercato di fare quello che ci avete chiesto, di contribuire costruttivamente a migliorare, e non era difficile, questo decreto. L'abbiamo fatto presentando non emendamenti strumentali, ma emendamenti studiati, approfonditi. Ebbene, quello che è successo è stato descritto, e la ringrazio, dalla collega Faggi. Molti dei nostri emendamenti che sono stati difesi con passione dai colleghi della Commissione Bilancio, vorrei ringraziare qui il collega Tosato, hanno ricevuto un articolo 81, non perché prevedessero dei costi, articolo 81 della Costituzione, noi ce ne scordiamo qualche volta quando lo tiriamo fuori, ma semplicemente perché la maggioranza, che aveva benissimo i numeri per bocciare nel merito delle proposte magari scomode, delle proposte magari sulle quali non c'era perfetto accordo fra le due forze politiche che costituiscono la maggioranza, ha preferito nascondersi per la vergogna dietro a motivazioni tecniche. È quello che ad esempio è successo, è stato ricordato, ma interverrò anche allo sfinimento, interverrò su questo argomento, all'emendamento 4.035 testo 2 che riguarda i dragaggi e la gestione delle biomasse nei laghi laminari, in particolare il Trasimeno, sul quale c'è accordo di massima, ma non lo si può dire, e allora bisogna inventarsi dei costi inesistenti, anche se gran parte dei contenuti di quell'emendamento hanno già ricevuto un voto unanime alla Camera in un altro provvedimento, perché comunque non si può disturbare chi la vede in maniera ideologica diversamente. Ebbene, non ci siamo fermati nemmeno di fronte a questo. Avevamo fatto una richiesta al governo, un appello, dicendoci disponibili. Abbiamo chiesto di valutare la possibilità, visto che c'erano ancora i tempi, di emendamenti del governo
che rispondessero alla situazione drammatica che sta vivendo Venezia, ma che stanno vivendo anche altre zone d'Italia, da Matera al Salento, e che hanno sicuramente una diretta diciamo così, affinità con questo decreto, con il problema del clima. Abbiamo detto al governo: intervenite, è sicuramente il vettore più veloce, c'è la necessità e l'urgenza e l'argomento è compatibile. Bene, ci è stato risposto in commissione: valuteremo se il governo potrà presentare degli emendamenti in tal senso. Del resto siamo già intervenuti, e questo è vero, delle disposizioni sono già state adottate. Ebbene, è vero che il governo ha riflettuto, ebbene, ha riflettuto e ha prodotto non degli emendamenti sull'emergenza a Venezia o in altre zone del paese, ma sui caschi verdi, sui premi città, bellissima idea, città italiana capitale verde. Ebbene, sicuramente non erano queste le priorità che ci aspettavamo, soprattutto se uno di questi emendamenti al danno che ha subito Taranto in generale e in particolare per la questione Ilva aggiunge la beffa. Perché sapete i 3 milioni di euro previsti dall'emendamento del governo per premiare la capitale italiana verde da dove arrivano? Arrivano dai fondi che andrebbero destinati alle bonifiche delle aree inquinate e ad interventi di zone assolutamente più in difficoltà del paese. È come fare il Robin Hood al contrario. Andare a prendere risorse che dovrebbero essere impiegate in zone particolarmente sensibili, che partono svantaggiate, e andarle a premiare. Ben venga, ci mancherebbe altro, qualche città più fortunata, magari amministrata da amministratori più lungimiranti, e questo è giusto, che ha investito e ha guardato all'ambiente. E anche su questo la nostra proposta è quindi stata quella, intanto, di coinvolgere tutti i comuni. Perché solo i capoluoghi di provincia? Perché escludere gli oltre 7.600 comuni italiani che hanno meno di 50.000 abitanti? Allora, se il premio vuole essere fatto, e ovviamente abbiamo indicato altre coperture, apriamola a tutti i comuni, piccoli comuni, perché una sola capitale? Ma soprattutto andiamo a intervenire, questa è stata la nostra proposta, perché noi ci siamo per fare proposte migliorative, perché questa è la responsabilità di una forza politica che è già maggioranza nel Paese e che aspetta solo di poterlo tornare a essere in quest'Aula quando finalmente ci manderete a votare, perché tanto questo avverrà. E allora noi abbiamo chiesto di aggiungere un altro premio, Capitale Verde d'Italia, città da salvare. E quale prima città da indicare, da salvare nel nostro paese in questo momento, se non Taranto, andando a individuare delle risorse aggiuntive e prevedendo che un premio di questo tipo possa essere riservato a quelle città che nel loro territorio hanno dei siti di interesse nazionale che possano essere sostenute dallo Stato per essere riportate allo zero e poter correre alla pari con gli altri? Perché questo dovrebbe fare un governo che si riempie la bocca dell'importanza dell'ambiente, di sostenere le comunità locali e anche le amministrazioni e le regioni. Portiamo intanto tutti al livello, poi premiamo magari anche i più bravi, ma senza lasciare nessuno indietro. E individuare un premio di questo tipo, escludendo di fatto le città che più soffrono nel nostro paese, riteniamo che sia ingiusto. Allora, io non mi dilungo, faccio solo un altro paio di esempi, visto che ho parlato anche di buon senso. Allora, ben venga contribuire all'apertura di negozi che possano vendere prodotti sfusi, ma avere la pretesa di vincolare in una realtà italiana fatta di piccoli centri, ho ancora un minuto, Presidente, di piccoli centri, a negozi che vendano soltanto questo, beh, ci sembra un controsenso. Ma l'avete fatto i conti? Ma come pensate che un'attività economica, con tutte le tasse che ci avete caricato sopra, possa stare aperta vendendo solo detersivi sfusi? Allora, per favore, è stato detto, e concludo, è stato fatto un invito. Una collega dei 5 Stelle ha detto: noi abbiamo aperto la strada, altri seguiranno l'esempio. Ebbene, noi ci candidiamo a seguire quell'esempio, facendo esattamente il contrario, perché non è questa la strada per risolvere i problemi ambientali e risollevare un paese. Quella strada, col primo passo, la faremo noi quando torneremo al governo. Grazie. Grazie, senatore Ferrandi.